Mi piace sentirla muovere. Devi tenerla viva, altrimenti... Ma se l'hai già fatto ieri. A me non mi aiuta a far passare il giorno. Ma facciamo qualcosa stanotte? Forse. Allora faresti meglio a dormire. Perché non dormi te? Dì, ma se ti trovo una tedesca come la mia, fai cambio? No. Non importa che arma ho. Mi basta che sia sempre pronta. Scusa, come va la spalla? Si sopporta. Belli, presto, venite subito. Hanno rubato tutto, tutto, non hanno lasciato era niente. Era solo? Sì, sì. L'avete visto? No, la figlia era in casa. Armato? Sì. Fascista? Ma non lo so, vestiva in borghese, hanno detto. Uno dei nostri? No. Dove è andato? Dove è andato? Sulla strada per Prato. Corri ad avvisare gli altri. Liscia. Dura, eh? Sai mai quando ti tocca? Sai cosa mi fa più paura? Se lo troviamo, che facciamo? Lo disarmiamo. Se reagisce? Ci penso io. Sei uno dei nostri? Se l'ha cercato. Metti invece che è un fascista. Meglio. E il cadavere? La rappresaglia di quelli che vengono a cercare non lo trovano. Io vorrei che fosse scomparso, ladro, fascista, tedesco, lui, quelli come lui, scomparsi per sempre. Perché se invece lo troviamo e reagisce, sai cosa ci tocca fare? Ammazzarlo. No, Alfio. Bastardo! Ah!
Ce la fai a camminare? Quella è casa mia. Nasconditi là. Vieni ad aiutarmi. Aiutami. Ho provato un attimo brutto che non ci si riesce a comunicarlo. Tremendo, di rabbia. Avevo 19 anni, 20 da compiere. Visto quello che hanno sofferto i miei genitori, la mia famiglia, miseria, disoccupazione, fame. E ho scelto di lottare anche perché Antenore ci dava delle lezioni molto importanti. Correggio. Un grosso comune della provincia di Reggio Emilia, 20.000 persone. Nel periodo del regime fascista, 17 hanno dato la vita. Antifascisti, 41 sono stati condannati dal Tribunale Speciale a 269 anni di carcere. Il nostro paese è entrato in guerra nel 1940. Dalle sconfitte militari e l'allontanamento di Mussolini il 25 luglio 1943. L'armistizio con gli alleati, 8 settembre. E da quel momento siamo allo sbando. Il tedesco aveva preparato l'invasione del nostro paese. La scelta difficile, nascondersi oppure andare nei partigiani, oppure aderire alla Repubblica di Salò. Siamo allo sbando. La scelta difficile. Avevo 16 anni e mezzo. Nel pomeriggio, verso le 6, mi sembra, era stata uccisa una guardia repubblichina sulla strada di Mandrio. Alle 2 dopo mezzanotte hanno bussato alla porta. Allora mio padre si è alzato, è andato ad aprire, si è presentato l'appuntato dei carabinieri disarmato che ha invitato mio padre a seguirlo in caserma. Quando io sono andato in caserma ci hanno detto che non c'erano più in caserma e li avevano già portati a Reggio ai servi. In questura hanno detto noi non sappiamo niente. Alla caserma della milizia non sapevano niente. Prefettura non sapevano niente. Finalmente il federale di allora ci ha detto voi lo imparerete domani dai giornali. Il giornale di martedì 1 febbraio 1944. In nome della Repubblica Sociale Italiana, il Tribunale Speciale Straordinario di Reggio Emilia ha pronunciato sentenza contro Giovanetti Destino fu Placido, Menozzi Enrico Dodi fu Luigi, Battini Dai Ferruccio di Prospero, Penassi Romeo di Armando, Dodi Umberto fu Fedele, la pena di morte mediante fucilazione alla schiena da eseguirsi immediatamente. Ci hanno consegnato il borsellino, questo con 103 lire.
Mi fai piangere. Carissimo Umberto e Placido, rassegnatevi al destino crudele. Nel 48 hanno fatto il processo all'avvocato Guido Vecchi, che era comandante di piazza di Reggio Emilia ed era anche presidente del Tribunale Speciale. Il Tribunale l'ha condannato a 15 anni. 5 anni gliele hanno tolti in base al decreto Togliatti per dell'amnistia. Un anno e mezzo, due anni li aveva già fatti in carcere. Dopo 6 mesi era nella sua villa a Firenze. Bambino della mamma, fa la ninna, fa la nanna, il bambino del papà. Fa la ninna, fa la nanna, coco bello della mamma. Nome di battaglia: Demos, Athos, Tito, Pluto, Top. Curcio. Per aver letto i Tre Moschettieri. Perché in un film c'era un guerrigliero che si chiamava Tom. Mi hanno detto: come ti vuoi che ti chiami? Celeste. Tutto lì. Eravamo sempre in mezzo ai boschi. E allora, così come, secondo me, assomigliamo un po' a Tarzan. Mi metto il nome di Tarzan, preso per quello lì. Mi sono messo il nome Nino, convinto che uno dei 7 fratelli cervi fucilati a Reggio si chiamasse Nino. Invece no. Il pezzo era così. Un quadretto. Un quadro. Sono i cosiddetti chiodi a 4 punti che dovevano servire per bucare le gomme degli automezzi che passavano sulle strade di grande traffico e frequentate dai tedeschi. I primi che abbiamo fatto, abbiamo usato della lamiera troppo sottile e quando siamo andati a vedere al mattino cosa era successo, erano tutti schiacciati. Dopo abbiamo aumentato lo spessore del materiale, però lo spessore del materiale costava di più e noi eravamo senza soldi. Siamo anche stati costretti a smettere perché abbiamo rotto la società. Sì, cos'è l'amicizia con lui? Ma è una cosa grande. Un sentimento profondo. Che è legato forse anche a tempi calamitosi, ma è stato bello anche dopo. Per me poi ci sono anche motivi di gratitudine, perché a lui io dovevo parecchio. Ma del resto poi io, trovandomi ad essere uno dei più giovani, direi che ero coccolato, che ero protetto anche. E oggi l'amicizia è continuata e ci vediamo poco. Non spesso, adesso ci vediamo poco, però quando ci vediamo io lo vedo. Lo bacerei tutte le volte. Beh, un gap era uno di quelli che stava sempre davanti. Ma erano gruppi di azione patriottica, sì. Questa era la sigla, che avevano la funzione di compiere azioni rapide, veloci, improvvise e repentine, attentati, sabotaggi. Sono stati catturati 3 ufficiali tedeschi che dovevano servire come persone da scambiare con un nostro compagno che qualche settimana prima era stato preso dai tedeschi. Le cose andarono per le lunghe finché si ebbe la sicurezza e la certezza che non erano in condizione di restituire uno che avevano già fatto fuori. Allora ci hanno dato ordini di fucilare i prigionieri. Hanno incominciato a dire che non volevano essere fucilati perché avevano famiglia, perché avevano la moglie, perché avevano dei figli. Altri partigiani, che erano poi i nostri capi, sentendosi dire ho figli o moglie, così, che loro avevano figli e mogli, non hanno avuto il coraggio di sparare. Credo che a sparare siamo stati solo noi giovani e non loro. Ce n'era uno solo che ha detto io ho moglie e figli, però il Bobby. Però ho sparato. Uno solo. Altri 3 che erano sposati non hanno sparato. Ho pensato subito che ne hanno approfittato perché noi eravamo dei ragazzi e loro erano delle persone anziane. Non ci sono stato bene. Non mi è piaciuto. No. Non glielo perdono,
Assolutamente no. Di fronte alla necessità bisognava farlo, ma non sono senza postumi queste cose. Che brutta giornata. Brutta? Questa giornata per il pericolo. Dovevamo trovare i cecchini che sparavano dai tetti. Io ricordo uno, ce n'è accorto il Billa, il Ghigo. Sì. E aveva il Bren, erano distanti circa 200-250 metri, ma direi... L'ha beccato appena messo fuori la testa, l'ha beccato. Però io mi ricordo che era una gioia incontenibile, mi svegliavo la notte che mi veniva da ridere a pensare che era finalmente finita, poi dopo pensavo a quelli che ci avevano lasciato le penne qualche giorno prima. Il giorno dopo un camion di tedeschi frammisto alle colonne americane era passato davanti al paesino lì a Canolo, dove la gente era fuori a far festa, bere un bicchiere, hanno ammazzato 8-10 persone o 12, ferite chissà quante, tutte quelle che c'erano. Era una festa magari. È difficile da spiegare però, e non credevo fosse così difficile. Dopo non le abbiamo mai più usate, e è stata una bella cosa non usarle. Sono andati malori, insomma, sono marcite sottoterra. Ora non c'è più niente, però a quei tempi là io credo che ce ne fossero diversi che nascondevano delle armi. Sono convinto. Io non ne ho più. Io non ce l'ho. No, neanche io. Neanche io, però io mi ricordo che... Il nostro compito, specialmente nella bassa Reggiana, compreso, cioè dalla via Emilia al Po, era quello in parte anche di salvaguardare i prodotti dei contadini, sì. Perché allora il mondo era tutto contadino. C'è qui il segretario che ci dice così che noi siamo appena venuti ad abitare qua, non ci conosce nessuno, non abbiamo bambini, e ci dice se siamo disponibili di prendere una macchina da fare la stampa clandestina qui a casa nostra. Quando ha scaricato la macchina, che io e mia cognata eravamo in cantina, sapevamo che doveva arrivare qualcosa, però non si sapeva cos'era. Allora mia cognata diceva dal finestrino, per me è una bomba, per me è un carro armato. Insomma, parlava perché era una cosa grossa, nera, di metallo così brunito. E il segretario della federazione disse, dunque ragazzi, la macchina è lì ed è già a posto, nessuno sa che è lì, però stiamoci attenti, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6... Se qualcuno dovesse parlare... Il nostro calzolaio, avevamo un calzolaio, allora sapete come i contadini come facevano? Avevano il calzolaio particolare che veniva a casa. Nichon, si chiamava Vetusti, mi pare, di cognome. Nichon, lo chiamavano Nichon, soprannome. E allora mi diceva, vi vengo a portare della roba. E ci trovava in campagna, veniva con la sua bicicletta, una borsetta con dentro le scarpe, e dentro cosa aveva? Aveva dei volantini da poter attaccare a fare propaganda. Quei volantini lì erano nostri, li producevamo noi, ma lui non lo sapeva. Non capivamo subito il pericolo, non ci si pensava tanto. Poi dopo, caro mio... Il brutto era sempre quel pericolo che c'era, perché se trovavano un carattere c'era da andare a bruciare la casa, Una mattina viene in campagna, dice, ragazzi, ho quella roba, tutto contento, tranquillo. E allora io mi sono avvicinato e dico, cos'hai? Hai i volantini? Guarda, non li prendiamo più. Come non li prendi più? Sì, non possiamo perché abbiamo una famiglia, siamo in due che abbiamo bambini, la moglie e la madre, non possiamo prendere. È diventato, ad a vedere, è diventato bianco, rosso, ha cambiato colore dicendo ma ragazzi, ma se sapeste da dove vengono questi volantini. Il brutto è stato quando abbiamo dovuto staccarsi dagli altri, perché noi non dovevamo imbarazzarsi in nessun partito, perché se no si scopriva cosa c'era sotto.
è venuto la liberazione. Lui è passato da casa nostra per venirci a dire, dice, avete visto la casa? Ce l'abbiamo fatta, avete avuto un po' di paura voi, ma insomma, bene, pazienza. Bene. Allora ci è venuta l'idea e abbiamo detto, Nichon, vieni con noi, vieni con noi. Dove? Ma vieni con noi, prova ad andare giù lì, Nichon, vai giù lì, vai a vedere. Lui dice, ma come, cosa volete? Ma no, non avete paura, vai giù. È andato giù dalla scala, ha guardato quello che c'era, ha visto la macchina, la tipografia, la stampa, tutto quello che c'era. È venuto su dalla scala, piangeva, aveva degli occhi piangenti così, ci ha abbracciato, ci baciava. Ma no, ma non è possibile che voi avete fatto questo, e noi che avevamo avuto qualche sospetto, bene, mo, insomma, ma è stata un'emozione che non potevo. Strap. Butch. Cic. Fritz. Gazan. Il Singer, e loro vale dire mangiare il Singer perché a essere un po'. Singer. Un po' Singer, via, questa da dire. Fare il partigiano in pianura erano condizioni difficili, una rigida segretezza di clandestinità. Di giorno il nostro nemico occupava e dominava. Di notte nelle campagne i partigiani dominavano completamente. La collaborazione delle masse contadine. Sono state 4 le case della latitanza mie in tempo di partigianato. Non passava mai i giorni, mai le notti. Veramente, dura. E cioè, cercavo di leggere qualche cosa, ma non si capiva niente, in testa non ci andava niente praticamente. Un qualche cosa, non so, un giornalino, cercavi, perché in una casa c'è sempre un giornalino, trovavi un giornalino, leggevi, ma non ci capivi dentro niente, lo leggevi 3-4 volte perché il tuo pensiero era altrove. E Dio sa, ma arriveranno, mecca, domani cosa faccio, cosa non faccio? Speriamo il bene, quando arriverà la liberazione, quando arriverà il minuto che andremo fuori veramente. Niente, ecco, le ore erano terribili veramente. Qui siamo davanti al centro sociale, che una volta c'era la caserma dei carabinieri. Cercavamo di prendere della roba da mangiare, da mandare sui partigiani, della roba per vestire i partigiani. Subito nei primi tempi la donna non la consideravano, anche se la vedevano con una borsa, non la fermavano.
Poi col tempo invece hanno scoperto che le donne aiutavano i partigiani, portavano calze, portavano guanti e loro sono state, dopo venivano fermate anche le donne. Quella mattina lì dovevano fare un rastrellamento, io ho cercato di avvisare quelli che conoscevo e sono stata la prima a andare dentro. Poi alla notte siamo passate in caserma, abbiamo fatto 3 giorni caserma. Interrogate dai carabinieri e poi dopo ci hanno portato a Reggio. I primi 3 giorni ho sempre pianto. Sì, era pure quando si andava all'interrogatorio, naturalmente avevamo tutte paura, perché lì si sperava sempre di essere abbastanza forte e di tacere sempre, però... Mi ero messo il chiodo di non parlare e non parlavo. Se io facevo un nome era un disastro. Cercavano i miei fratelli, perché io dei fratelli ne avevo poi 3, nascosti, che facevano i partigiani di notte. E lì ci hanno portato, m'hanno portato là, hanno fatto l'interrogatorio e ho preso qualche schiaffettone perché non sapevo niente. E poi da lì mi hanno detto adesso ti mettiamo sotto, adesso vedrai, ti leghiamo sul tavolo e poi vedrai che tu parli. Hanno preparato sto tavolo lungo, messo su con la schiena giù, le mani legate. E poi mi hanno dato l'elettrica, la scossa elettrica, le gambe nei ginocchi. Mentre loro stavano lì facendo delle chiacchiere fra di loro, ma io sono svenuta. Poi mi hanno lasciato lì una mezza giornata, poi dopo mi hanno portato ancora indietro. Poi quando è stato l'orario che erano stanchi, dopo era ora di mangiare, mi hanno messo a tavola con tutti loro. Te sei stata fortunata, sei andata a mangiare, ma io non ci sono andata a mangiare. Il maggior Tesei era quello che comandava lì dentro la Villa Cucchi. Approfittava delle donne. Dire approfittava delle donne, lì c'è tutto. Non ti pare? Io quando sono dentro avevo paura di quella cosa lì. Invece no, non è, graziando lì non è successo. Mi ha fatto solo domande e poi dopo mi ha mandato fuori. Forse non era il tipo per lui. Io sono saltata fuori da quel lavoro lì che ero molto contenta. Perché? Perché avevo salvato dei ragazzi. Perché se avessi parlato, era il finimond. Subire una notte intera e torture e compagnia bella e dir niente. So che sono arrivata a casa attraverso i campi, che c'era tutta l'uomatura, che mi sembrava che il cielo fosse chissà dove, tutto lì, mi sembrava, i campi mi sembravano tutti capovolti. ...731 sono stati i partigiani che hanno aderito, 465 civili e soldati imprigionati nei campi di prigionia in Germania, 40 partigiani caduti, 24 morti nei campi di concentramento, 21 civili uccisi per rappresaglia dai fascisti e dai tedeschi. Il nemico. I fascisti. Lo scontro era italiani contro italiani. I nostri padri non avevano capito niente del fascismo. Sì, sì, ma facevo parte della Brigata Nera. Io ero lì, ma facevo parte della Brigata Nera. Cioè ero arruolato alla Brigata Nera. Cioè eravamo in 10 fratelli, 4 maschi e 6 sorelle, e sono stati tutti degli antifascisti e che hanno dato tutto il possibile nella lotta di liberazione. Ero un contadino, lavoravo in campagna con i miei genitori, ecco. La mia famiglia eravamo contadini.
No, io mi ricordo quando andavo nella stalla a casa sua a giocare. Perché eravamo amici dei ragazzini, eccolo, ancora dei giovanotti. Eravamo ragazzini, eccolo. Abbiamo perso tutto. Io avevo un padre che è stato un fascista, al quale mi ripeteva sempre non interessarti nella politica, non andare in politica, te lo dice uno che lo sa. Ora non ho più nessun rancore contro di loro, perché sono cresciuti, specialmente quelli che avranno 70 anni adesso, poco più o poco meno, e sono vissuti sotto un regime che mangiavi solo di questa politica. Ma io non... la politica... Quando è scoppiata la guerra il 10 giugno, che Mussolini aveva le piazze piene degli studenti in special modo, capisci? Che siamo d'accordo con la guerra, quando dice volete la guerra sì, volete la pace no, volete il pane no, volete il piombo sì, capisci? Gridavano in questo modo. Il popolo è stato veramente educato sotto il fascismo. È una grande Italia, ci avrebbero rispettati tutti, anche i nostri nemici. Noi, come io, dico noi perché dico capisti, no? Avevamo il compito di non aspettare sempre ordini, ma il compito era di far fuori dei fascisti, in due parole era questo. Sono stati tutti traditori, tutti traditori. Allora io sono andato a correggere e l'ho trovato sotto i portici. Io avevo una staia, una pistola, dentro il giubbone di pelle. E ho cominciato a parlare e lui mi ha detto perché non andavo con lui nella Brigata Nera e via così. Perché lui non ha mai capito le mie idee politiche, anche quando eravamo ragazzi, perché con lui... E così io ho detto, accompagnami che facciamo due passi. Il compito era di far fuori dei fascisti. Passeggiavamo piano piano sotto il portico. Ho detto, vieni, accompagnami un pochettino fuori. In quel momento sono andato all'allarme. Sono andato all'allarme, allora era pieno di militi, sai? Ti parlo che eravamo in gennaio del 44. E allora mi sono portato fuori e mi sono dato gambe, ho preso la bicicletta del deposito che avevo e poi mi sono dato le gambe, perché non c'era mica tanto star lì, insomma, quanto era ora. Ma se non fosse suonato l'allarme cosa sarebbe successo? Se fosse venuto fuori con me, forse. Adesso non ti so dire perché non è venuto. Sono stati tutti traditori, ci hanno abbandonato, noi siamo rimasti soli. La mia infanzia è stata molto bella, perché io ho cominciato, pensi, io avevo 11 anni quando mi sono iscritto, e a 11 anni si è ancora bambini, ma eppure io ero già sicuro della vittoria. Carla,
Vera. Ah, non lo so, me l'hanno dato così, mi hanno detto... Marisa. E niente nome di battaglia. Gina. 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 Nome di battaglia, Sonia. Allora, mio marito è stato arrestato nel 1939, il 15 aprile. E il primo ragazzo è nato il 3 novembre del 1939. Dopo i 4 anni di galera è venuto fuori il 15 aprile giusto. E poi in settembre l'hanno arrestato di nuovo lui e suo fratello. Ah, per politica? Io allora non sapevo niente, ero al buio di tutto, eh. Io non sapevo cosa vuol dire politica allora. Dopo è andato partigiano. L'ho visto due volte quando è arrivato fuori dal carcere dal 43, poi più, finché non è venuto a casa dal 46. Quando si vive con un politico la vita è sempre dura. Io ero una timida, ho proprio aperto, diventata cattiva proprio con questi passaggi. Ho avuto un coraggio che penso che se me l'avessero detto di far così non avrei detto di no. Beh, ma a contarlo un giovane oggi si sconta e poi dopo domani non l'ha più in mente. Ma io mi è rimasto nella mia vita. No. Non mi è rimasto, io ho la storia nel mio cervello, se lo voglio. Io la tengo in me la mia storia nel mio cervello. Credetemi bene, fate dei film finché volete, ma... E ho avuto due nomi di battaglia. Ma prima... dai, neghen sulun che è quello che ti conoscono no, di più. No, è perché c'è una motivazione, ah. No? Io ho avuto il nome di battaglia di Walter. Rossella. È la figura di Via col Vento e mi piaceva il personaggio. Beh, abitavamo nello stesso paese. Maggio del 1942, dal mio ritorno dall'Africa settentrionale. Siccome la nostra casa è stata anche una casa di latitanza, spesso si ritrovavano lì i partigiani, quindi io l'ho conosciuto allora. Le prime volte che io andavo, cioè come fidanzato, che io ero già armato, no, di rivoltella. Ma ha spiegato un po' che stava nascendo questo movimento, così. Io ho aderito in un modo o nell'altro, senza sapere molto. Lei aveva circa 15 anni, io ne avevo 18. Uno di noi perse una pistola, io vidi quella pistola in un rigagnolo lì e chiesi a lei se poteva raccoglierla, perché se la raccoglievo io davo più nell'occhio ai fascisti. Lei andò nel rigagnolo, raccolse la pistola, se l'ha messa nel seno. L'ho vista bene bene bene, non era una cosa grossa però, No. Era piccola, era la diedi a lui, chi si è visto si è visto. Diciamo, ho incominciato a lavorare praticamente per lui, perché era venuto a casa nostra. Per me era importante che fosse un partigiano, che avesse le nostre idee. Certo che averla poi al mio fianco, no? Al nostro fianco, con i medesimi ideali, rischiando la vita, è seguito. Sì, dobbiamo anche tener conto, Iva, che allora, e ne abbiamo parlato tante volte, no? C'erano differenze enormi anche dal punto di vista sociale. Lei era all'università, io ero un contadino che aveva la terza commerciale. La resistenza invece ci ha uniti, perché in quel periodo abbiamo avuto i primi contatti che ci siamo guardati negli occhi anche io e lei. Per noi contava molto, perché voi, quando mi sentivo parlare, parlavate dell'emancipazione della donna, parlavate della libertà, tutte cose che io ammiravo, e allora mi attaccavo sempre di più a questo movimento, ha capito? Per questo, perché io di liberazione dell'Italia così allora non ne sapevo. Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose,
tanto forte. Si andavano alle case di latitanza, c'erano delle ragazze, delle ragazzine, perché allora gli uomini erano tutti via, se uno voleva fare qualcosa, posto c'era, no? Io ero poi anche uno sprovveduto, perché ero un ragazzo, non è che abbiamo avuto i tempi che ci sono oggi, che uno a 16 anni già sveglia, hai voglia. Direi che noi eravamo emancipati. No, l'emancipazione. Lei sarebbe capace di dire, sì, io non l'avrei voluto fare, no? Però facevamo l'amore, ma con un senso di responsabilità, perché nella contingenza non avremmo mai voluto che lei fosse rimasta incinta. Mamma mia! Il nostro è stato un amore, direi anche un po' così travagliato, perché i genitori ti mettevano delle proibizioni. C'era una sala da pranzo e si stava lì a passare la serata, ed erano i momenti in cui si poteva anche, direi, concedersi, ma sempre col cuore in gola, però. Non avevo mai pensato di avere fidanzata, la prima fu lei. Scappa da lui. È l'ultima. Mi sono innamorato molto anche perché intelligente. Molto intelligente, più di me. Il giorno della liberazione lui mi aveva dato in mano una piccola arma, ma era piccola, una piccola rivoltella. Io non avevo mai sparato durante la... ma era tanto la gioia che ho il coraggio e proprio ho sparato. Dopo la liberazione non ci sono più limiti, no? Oramai abbiamo ottenuto una grande vittoria e il nostro sogno è quello di sposarci, no? Sposarti? No, fermi. Non era così. Io sono rimasta in stato interessante, che se non rimanevo in stato interessante probabilmente si tirava avanti. Mamma mia. Ma non siamo pentiti poi. 50 anni. No. Mi ha vissuto bene, dai. Vol mio savon, savonet così dura, fasulet, calzetti, lo stersito, l'olio rosso, olio da macchina, imbastiture automatiche, mai camisa, mudanza, atvesta, cordon, cordello, cucciolo automatico, zampo bianco, di frigio, portacco, ciappos, pas, panolino, macchina da berba, son da berba, la metto, cucciolo e stoffa. Questa è stata la vita ambulante. Contadini, noi veniamo proprio da un ceppo contadino. Mio padre era contadino, era un agricoltore. E era, anzi, mio padre aveva anche delle ispirazioni cattoliche. Comunista, eh? Era un comunista. Mio padre l'ha appena filet boti anche. Siamo arrivati ad avere simpatie comuniste dopo aver conosciuto tutti i comunisti che hanno viaggiato per casa nostra, nei quali noi individuavamo delle persone eccezionali. Ero un uomo, io a 12 anni ero un uomo, non ero un ragazzo. Ero un uomo. Non l'ho fatto la terza, ho fatto fino alla seconda. Sono andato a finire in officina, e in officina è tutto dire, insomma, la Reggiana è stato un fulcro, diremmo, proprio dell'antifascismo, ecco. Allora avevamo una concezione proprio del mondo spaccato in due come un cocomero perfetto, da parte c'era tutto il giusto, dall'altra tutto l'errore. Non era neanche proprio per dire di dargli un nome, o comunismo, socialismo, non so. Quando è stata ora di consegnare le armi, la maggior parte di noi consegnò armi fasulle, 14, perché le altre sarebbero servite a cambiare, eventualmente, nel caso che fosse stato bisogno, sarebbero servite per cambiare il mondo. Sì, parlo di 48 elezioni, ci sono state tante manifestazioni di protesta, come scioperi, eccetera, eccetera. Allora, io ero lì in piazza e c'erano questi celerini lì che facevano i cretini un po', facevano i stupidi, facevano i spavaldi. Uno di questi qui mi punta il mitro sulla pancia e mi dice: e questa è la mia rivendicazione. Ma certo, se hai tanto coraggio, spara! Dopo 3-4 anni ho capito che poi invece
non si cambiavano, ha detto qui non c'è più pesce, qui siamo. Siamo nel barile ancora, sempre. L'ho fatto al contadino fino al 48, poi dopo ho smesso. Dopo sono andato a lavorare in fabbrica, e la fabbrica è sempre una fabbrica. C'è tante cose che la fabbrica disturba fisicamente. E poi c'è da rispettare gli orari, io lavorare. Io mi sono visto a molti amici che siamo andati a lavorare in qualche fabbrica. Accidenti, sono diventati dei capurioni che non si poteva più parlarci. E io sono andato in esilio, ho preferito andare in esilio. E io sono andato e ho trascorso 5 anni in Cecoslovacchia, laddove ho conosciuto cose nuove, ho toccato con mano cose che certamente poi non condividevo e che sappiamo poi come sono finite, insomma. Ecco. Va bene, oggigiorno, modestia a parte, mi sono creato una certa posizione, grazie ancora ai clienti, perché per me le parole vanno di ringraziamento alla clientela che mi hanno voluto tanto bene, ma i sacrifici che ho fatto lo so soltanto io. Le scuole che avevano fatto mi avevano consentito di darmi conto che potevano realizzarsi alcune cose. I primi a montare impianti di rifermentazione, di spumantizzazione. Passammo un bel periodo, poi fu un miglioramento continuo. Quando sono ritornato, il partito mi ha impiegato prima di tutto nella sua amministrazione, nelle cooperative e così, quindi praticamente ho fatto un certo tipo di scuola, in quel senso lì. Pensionato, 600 e tante mila lire al mese, e poi mi danno la pensione dei partigiani, 30.000 lire al mese. La povera gente c'è sempre stata e ci sarà sempre. Chi ha soldi ha ragione. Il mondo va avanti perché ci sono le persone ignoranti. E io non volevo sentire queste cose, perché ero convinto che sarei riuscito a cambiare il mondo. Quindi praticamente, probabilmente, noi siamo stati più socialisti, riformisti che non comunisti. Probabilmente sarà così. Mi aspettavo qualcosa in più. Anche in questo momento mi aspettavo qualcosa in più. Ma più che di fallimento, per lei, di aver dovuto prendere atto di una constatazione, insomma, del fatto che il mondo viaggia così. Oh, gente, quando si va a fare, a 80 anni si va a fare il bilancio della propria vita, è chiaro che ci sono dei punti che sono oscuri, dei punti, cioè, però, in senso generale, tu ti devi contentare del tuo essere. Ecco, questo ero andato militare a 19 anni sotto l'esercito del Duce, del Re. Poi dopo sono andato a fare il partigiano che avevo 20 anni. Come devo dire, noi non pensavamo quasi a niente. Cioè, pensavamo solo che da un giorno all'altro non ci potevamo essere, però eravamo contenti e felici lo stesso, perché sapevamo che non c'era altra alternativa che quella. Facevamo queste foto in gruppetti, così tra amici o tra distaccamenti, così per avere un ricordo della... C'è il nostro capo, il nostro comandante, gli altri non li ho più visti. Cioè, praticamente invece il mio comandante lo trovo perché abita a Scandiano, vado anche certe volte vado a trovare perché è un po' malmesso anche lui. E ci si vorrebbe sempre riuscire a trovarci ancora, ma invece purtroppo non ci si riusciamo più. Noi non abbiamo mai pensato alla morte. Perché noi cantavamo, si rideva, si scherzava, e cioè avevamo 20 anni, non. Ho cominciato l'anno scorso, in giugno. Sono andato a fare gli esami, ho fatto tutto quello che c'era da fare, però dopo hanno dovuto fare l'intervento, e piuttosto un intervento un po' grave, insomma. Allora non ci si pensava alla morte, mentre invece questa volta si correva un rischio che non sapevo di saltarci fuori. E adesso se sto bene, insomma. Spero di continuare anche. Thank you.
Buongiorno signori, accomodatevi, ho compreso. Quelli sono pomodori, quelli è persemolo. Lì sono peperoni e cipolle. Tre figli abbiamo, sì. La più giovane ha 33 anni, ma si interessa anche lei, ma in un modo diverso, insomma, è più giovanile. Libertà, sì! Libertà, sì! Noi siamo i partigiani. Diciamo che mio padre è assillante su questa cosa. Mio figlio, ad esempio, non sa nemmeno la mia qualifica da partigiano. In casa se n'era sempre parlato poco. Andai in prima ragioneria e il professore di allora fece l'appello a Ligabue, Luciano. Ma tu sei il figlio di Giovanni, per caso? Sì, quindi sei nipote di Marcello? Dice sì. Beh, ma tu lo sai, vero, che tuo nonno è stato una grande figura della resistenza di Correggio. Io mentii spudoratamente dicendo di sì. E io poi, conoscendo un po' meglio la storia di mio zio partigiano, sono arrivato a capire soprattutto che c'era la voglia forse di metterselo un po' alle spalle. Ci sono degli episodi che non dissi mai. E non li dissi perché li ritenevo episodi che non insegnavano niente di buono, di nuovo. Beh, di raccontare tutto, io non è che abbia raccontato tutto, perché ci farebbe un romanzo per poter raccontare alcune storie. Io ho fatto 14 mesi di partigianato, di latitanza. Quando studiavo gli ultimi anni delle superiori, ecco, delle volte arrivavano certi partigiani che venivano lì con la pretesa di insegnarci. Siete portati dietro un po' questo aspetto un po' settario? Io direi che è diventata anche una deformazione mentale e individuale, perché con mia moglie, che c'è l'affetto, abbiamo vissuto più di 50 anni a questa parte assieme, oltre gli anni che abbiamo fatto l'amore da giovane, e non mi sono mai aperto. Io sono stato forse un po' duro, cioè forse abbiamo dato poco affetto. Molti uomini che sono usciti dalla guerra si sono induriti. La resistenza direi che sia stata forse un po' troppo schematizzata, diciamo, forse dalle esigenze dure della politica del dopoguerra. Abbiamo accettato una disciplina politica, è un discorso complesso. A mio figlio non avevamo neanche il tempo. No, dillo pure la verità, purtroppo. Io me ne rendevo conto. E io me ne rendevo anche conto, ad esempio, che tu eri molto legato alla tua mamma, e questo lo capivo ed era naturale che questo avvenisse. Però io, essendo impegnato, non potevo dare di più ai figli e alla famiglia di quello che ho dato. Io e un altro siamo andati in diverse scuole, va bene, a dargli insegnamento, cioè ad illustrare cos'è stata la resistenza. Una colpa è mia, in particolar modo mia, che non ho dato questa lucidazione, questi chiarimenti a Luciano, che l'avevo in casa. Prima lo dico, cioè io non sono mai andata a una cosa dei partigiani, una riunione di partigiani, queste cose qua, capito? Anche perché ho detto, ma ci saranno solo le persone anziane, così, non cosa vado a fare? Per un anno o due tu sei anche andato a distribuire le coccarde nell'occasione del 25 aprile. Sì, l'ho fatto con fatica, sappiamo. È stato uno di quegli impegni nei confronti del papà che ho preso. Vabbè, allora l'hai fatto proprio nei riguardi del genitore, sì. Beh, per tanti anni mi ha fatto un effetto di rito. Noi eravamo consapevoli che era, poteva apparire retorica, però noi eravamo, c'era dovuto fare questo, perché quelli avevano dato la vita per una causa. Nei confronti degli altri, di noi, sì, di noi figli, ma che eravamo in presa diretta, ma anche di chi era più distaccato, di questi famosi discorsi giovani che non vengono, che eccetera, eccetera, bisognava cercare degli approcci diversi, poi non era per niente facile, perché in effetti... Evidentemente quello che dici è la verità, ma era sempre stato la nostra problematica e la nostra anche presunzione di fare qualcosa di diverso per invogliare le nuove generazioni. Non ci siamo riusciti, probabilmente per la nostra incapacità,
ho messo via di illusioni che prima o poi basta così. Non lo so, c'hanno ragione loro e c'ho ragione io, non lo so. È maledettamente difficile parlare di un argomento del genere e cercando di farlo in maniera costruttiva senza cadere in una retorica che è sempre lì a due passi. È importante innescare, secondo me, il sentimento di curiosità. Se non lo fa lui, che è giovane, è l'unico che lo possono fare attraverso gli altri suoi giovani. Sarà che le bandiere che loro appoggiano in una qualche misura dovremo prenderle su. Sui riti non so quanti ne manterremo e quanti ne porteremo avanti al modo attuale. Adesso l'hai detto e poi se l'hai in alto controllerò se quello che hai detto lo mantieni. A Fosdondo. Noi veniamo tutti gli anni perché sono posti che non si possono dimenticare. Era il 15 aprile 1945. Ed era una domenica. Solo dalla nostra parte c'erano più di 100 partigiani. L'avversario utilizzò un battaglione di giovani di 15, 16, 17 anni. Gli uomini di cui loro disponevano erano più di 300. Io ho preso il mitra, ci sono corso dietro fin dentro quasi alla chiesa, perché in chiesa non si poteva andare. Dissi, mettiti tu alla mitraglia, io tengo stretto il cavalletto. Ci ha messo le dita sopra, ha sparato un caricatore intero contro il camion della Brigata Nera. Venivano giù i rami degli alberi, si staccavano le viti, perché era un fuoco tremendo. Ho girato in tutte le case a dire non venite fuori, non venite fuori. C'era una grandissima confusione. Circa 60 fra i caduti e i feriti della parte avversa. Noi, 5 dei nostri, 2 civili e 3 feriti. Mio fratello, che è morto qua nella battaglia, è morto là in mezzo, che gridava, andava all'assalto e gridava viva Stalin. Non avevamo un piano strategico. Morselli diceva: ragazzi, con coraggio difendiamo il nostro patrimonio, il nostro formaggio reggiano. E abbiamo combattuto bene. Chi conduce per la prima volta una battaglia di questo genere? È una cosa terribile. È un momento veramente di paura, il sangue circola in un modo non certamente regolare. Sapete chi non aveva paura? Chi non aveva esperienza di vita. Ma io che avevo fatto la guerra in Africa, in Grecia, avevo paura. Poi, non so per quale motivo, in mezzo al fuoco quasi ci si abitua. Beh, relativamente, si intende. Beh, vorrei essere ricordato un uomo normale, un uomo... Modesto, modestissimo, che ha dato quello che ha potuto dare. Che non ne succede mai più. E basta.